Da un lato c'è la riforma dell'apparato normativo, quindi la riforma dell'Agenzia di Promozione Turistica della Toscana, la riforma del sistema di promozione, di informazione e di accoglienza dopo il superamento degli APT e delle province, la riforma della legge 42 sul turismo che riguarda la riorganizzazione delle strutture, delle modalità di erogazione dei servizi sui territori. E poi nel mezzo a tutto questo ci sarà il nuovo programma regionale di sviluppo. Lì dentro vorrei che l'Elba e l'arcipelago toscano avessero una forte visibilità, perché questo significa poi tirar dietro politiche sull'accesso ai fondi comunitari. Noi stiamo in questo momento ridisegnando le funzioni e la struttura della azienda di promozione regionale, la cosiddetta chiamata APET, che sarà trasformata in Toscana Promozione Turistica, e stiamo ridefinendo il quadro normativo. Su questi che sono gli strumenti inseriremo le risorse. A noi compete promuovere, non costruire il prodotto, ma promuovere i territori toscani nella loro specificità.